ti senti realizzato in un'epoca in cui tutto è stato rimesso in discussione, soprattutto nel campo dell'arte? Ma mi sento realizzato, e ripeto, mi sento libero e questo per me è fondamentale. E sento che ho la possibilità di lavorare, di esprimermi come voglio e questo è fondamentale. Come vive questa epoca il pittore della libertà senza nessun orientamento politico? Io penso che tutto sommato, per chi è creativo, per chi è un po' per chi è artista, anche i problemi, quelli che il dottore ha definito problemi epocali, sono un'occasione, per esprimere la propria creatività, perché il superamento di un problema, la soluzione di un problema implica un investimento di creatività. E a volte i problemi, per assurdo, possono essere addirittura stimolanti. Zanpedroni, una realtà è questa. I secoli scorsi, se vogliamo un po' percorrerli in una sorta di background all'indietro, praticamente, i secoli scorsi nell'arte, no, hanno rappresentato certezze. Cioè, il Michelangelo era una certezza. Il 600 di Salvator Rosa era una certezza, il 700 Lombardo e così altri movimenti hanno espresso certezze. Il 900 ha cominciato dal futurismo, movimento tipicamente italiano, per poi passare al cubismo, per poi passare all'espressione, l'espressionismo e poi passare al Dada e poi è stato un continuo provvisoriamente definitivo. Ma che barba! Io direi che veramente c'è da annoiarsi, perché Beh, non si giustamente, sono annoiati i no, novecentisti, ma eh? da parte nostra, per un artista al giorno d'oggi è viva quella che è stata definita la perdita del centro, la perdita dei cosiddetti valori precostituiti, centrali, a cui bisognava tendere. Addirittura, adesso pensiamo all'arte, per esempio, egizia, che per millenni hanno disegnato e dipinto e scolpito sempre allo stesso modo, con lo stesso stile, per millenni. Oppure veniamo pure più avanti, vediamo le icone Certo. bizantine. Questi artisti, che erano artisti, ma dovevano esprimersi dettati da valori precostituiti e da valori Sì, beh, insegnati. chiaro, poi non entriamo nella parte ideografica dove Però se andiamo naturalmente. ancora più avanti, vediamo anche il 600 con la Controriforma, addirittura L'aureola in capo ai la santi, insomma, Chiesa è ecco. arrivata a spiegare e a stabilire cosa l'artista e come dovesse dipingere. Infatti chi trasgredì, come vediamo Michelangelo Merisi, il Caravaggio ha rischiato. Professore, una domanda d'amblè, come sta Mi scusi, con la dottore, non fede? sono professore. Come sta con la fede? Con la fede, io sono nato agnostico e il giorno in cui troverò una risposta, non è detto che non l'abbia cercata. Adesso ho 63 anni e ancora non l'ho trovata, vediamo il giorno che troverò una risposta. A parte che a me la fede in generale fa un po' paura perché se guardo la storia vedo che sempre dietro ogni crimine della storia c'è un uomo di fede, sia essa fede religiosa o fede politica.